Buonasera e ben ritrovati per una nuova serata a Super Quark con nuovi filmati e servizi girati dai nostri inviati in Italia e in tutto il mondo. Stasera cominceremo con un servizio che è molto legato all'estate, specialmente qui a Roma, dove il caldo e la ricerca di refrigerio fa sì che molta gente si attardi per le strade, spesso fino a tarda notte. E in una piccola piazza di Roma campeggia un enorme striscione appeso ai balconi di un palazzo che dice: cosa abbiamo fatto di male per meritarci l'insonnia? È una forma di protesta contro i rumori dei frequentatori di un locale pubblico situato al piano terreno. Un altro gruppo di residenti nella zona di Campo di Fiori ha fatto di più e di meglio. Ha commissionato alla Facoltà di Ingegneria uno studio tecnico acustico e poi ha sottoposto il rapporto a un autorevole centro di medicina del sonno, con risultati sorprendenti. Gian Cipoli è andato a vedere. Il signor Rossi non riesce proprio a dormire. È luglio, fa caldo, c'è afa. Assonnato e intontito, il poveretto, dimenticando perché mai dorma con la finestra ben chiusa, si alza e va, distinto, ad aprirla per trovare un po' di pace. Così. Scene come questa sono sempre più comuni nelle nostre città, ma questa piazza, Campo dei Fiori a Roma, è proprio un simbolo. È infatti un luogo celebre per i suoi supplizi, ricordati per esempio dalla statua dell'eretico Giordano Bruno, qui messo a rogo giusto 4 secoli fa. Non deve quindi meravigliare più di tanto se la tradizione continua ancora oggi sotto forma del supplizio acustico inflitto ai residenti, anche se questa volta sicuramente in modo involontario, dalle migliaia di giovani attratti dalla miriade di locali notturni, aperti tutti con regolare approvazione e licenza, negli ultimi anni sulla piazza. Per ribattere scientificamente, e cioè con dati certi e non con opinioni, all'accusa di esagerazione riservata alle proteste dei residenti, l'Associazione dei residenti di Campo dei Fiori si è tassata e ha commissionato al Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell'Università Roma 3 il compito di rilevare il fracasso notturno che arriva nelle case. Il lavoro è durato un mese ed è stato in parte ripetuto recentemente per noi di Superquark nel corso però di una singola nottata. Abbiamo registrato inoltre la rumorosità solamente in 3 appartamenti, tutti sulla piazza. In uno alle 10:30 di sera, nel secondo alle 11:30 e nel terzo all'1:30 di notte. Questo è il primo appartamento alle 10:30 di sera. La media della rumorosità registrata è stata di 65,9 decibel contro i 45 decibel ammessi per legge in questa zona. Dato che ogni 3 decibel la rumorosità raddoppia, significa che già a quest'ora il rumore che entra in casa è 128 volte superiore al limite ammesso. Questo è il secondo appartamento, di fronte, alle 11:30. La rumorosità registrata è stata di 69,6 decibel. Ciò significa che il rumore è più che raddoppiato in un'ora. Siamo infine nel terzo appartamento, all'1:30 di notte. La media registrata è di 72,1 decibel, il che significa che in 2 ore la rumorosità è ancora raddoppiata e che è ben 512 volte superiore a quella ammessa per legge. Abbiamo anche registrato una punta di 81 decibel dovuta a un urlo in coro. Un bell'urlo, pari a un rumore 4.094 volte quello ammesso per legge. Per renderci conto di quanto disturbi il sonno, per esempio, un rumore di 72 decibel, come quello registrato nell'ultima casa, abbiamo portato la nostra registrazione all'unità di medicina del sonno dell'Istituto di Neurologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma e l'abbiamo fatta sentire per un po' a una persona durante il sonno, arrivandoci ovviamente con estrema gradualità per evitarne il risveglio. Ecco la registrazione contemporanea di diverse attività dell'organismo durante il sonno a 72 decibel. Ecco invece lo stesso tipo di registrazione durante il sonno iniziale, senza alcun rumore. Specialmente nella parte alta la differenza è evidentissima. Rivediamo. A destra, sonno normale. A sinistra, sonno disturbato da 72 decibel di rumore di folla. Rispetto al tracciato di sonno profondo, quieto, stabile, continuo che abbiamo registrato in condizioni di quiete e di silenzio,
Questo tipo di tracciato indica una condizione di sonno molto più leggero, molto più superficiale, come si vede dalla minore ampiezza delle tracce del segnale elettroencefalografico. Inoltre vediamo anche un incremento della tensione muscolare e anche di un incremento di frequenza del respiro, cioè il soggetto respira più rapidamente e anche il battito cardiaco diventa più rapido. Inoltre, periodicamente in questo tracciato vediamo delle fasi di ulteriore alleggerimento del sonno che compaiono ogni 20-30 secondi circa, veri e propri micro risvegli dei quali il soggetto però non è cosciente, che non vengono percepiti. Cioè il soggetto che dorme in queste condizioni solitamente dorme peggio rispetto al soggetto normale e comunque ha nel giorno successivo un minor recupero delle funzioni nervose. Nel nostro esperimento, puramente indicativo e condotto per visualizzare bene l'effetto immediato e devastante della rumorosità della folla sul sonno, l'esposizione al rumore è stata breve. Ma cosa accade se l'esposizione al rumore dura di più, 2 o 3 ore, come dalle 11 alle 2 di notte? Gli effetti sono stati studiati dai professori Terzano e Parrino del Centro di Medicina del Sonno dell'Università di Parma. Questo è l'andamento delle 2 prime ore di sonno in una notte silenziosa, con rari e normali micro risvegli che la persona non avverte, puntini rossi. Si vede bene il periodo dell'importante sonno REM, nel quale si muovono gli occhi e si sogna. E questo è l'andamento del sonno dello stesso soggetto sottoposto a un rumore di 75 decibel. I micro risvegli sono aumentati a dismisura. Il sonno profondo è quasi sparito e c'è quasi tutto sonno leggero. Il sonno REM, fondamentale per molti motivi, è scomparso e si nota bene un risveglio da rumore. Rivediamo. Ecco il tracciato di un sonno tranquillo. Ed ecco quello radicalmente diverso del sonno disturbato dal rumore. Quello che però è da tenere molto in considerazione sono le conseguenze diurne di questa insonnia legata al rumore. Conseguenze che possono essere l'irritabilità, la cefalea, l'astenia, a volte dei disturbi gastrointestinali, delle conseguenze di carattere psicologico soprattutto. Ma non bisogna trascurare anche la ridotta capacità di attenzione, la ridotta capacità di elaborare gli stimoli che vengono dall'esterno. A parte questo, va considerato anche qualcosa che il soggetto non percepisce, ma che comunque avviene. Vale a dire, il rumore funziona come un elemento di stress e può comportare un aumento dell'adrenalina e con questo può comportare una vasocostrizione, un aumento della frequenza cardiaca, un aumento della pressione arteriosa, tutti elementi che non percepiti comunque avvengono e comunque disturbano il sonno del paziente. Ci sono dei riflessi anche dal punto di vista del costo sociale di un problema di questo genere, vale a dire un aumento di farmaci, di uso di farmaci e un aumento di richiesta di visite mediche. Un bel guaio al quale bisognerà trovare al più presto un rimedio. Anche perché se qualcuno si sente male o inciampa vagando per casa morto di sonno in cerca di pace, potrebbe non avere nemmeno il conforto di un tempestivo soccorso. Bene, tra poco vedremo il documentario naturalistico della BBC dedicato alle tempeste. Intanto ecco alcuni degli argomenti di cui ci occuperemo questa sera. Vedremo più da vicino cos'è e come aggredisce il nostro corpo la salmonella. Andremo poi in Cina, dove accanto al famoso esercito di terracotta si stanno scoprendo altre armate più piccole a guardia di sepolture reali. In studio avremo Luigi Del Neri, il famoso allenatore del Chievo, che ci spiegherà qual è stata la strada che ha seguito per portare questa squadretta di quartiere ai vertici della Serie A. Un geologo ci mostrerà poi come si possono trasformare gli spessori dei sedimenti in note musicali e tradurre quindi gli strati geologici in musica. E incontreremo poi di passaggio a Roma, in visita al bioparco, Jane Goodall, la celebre ricercatrice che per tutta la vita ha studiato gli scimpanzé in Africa. Tutto questo tra poco, Super Quark, subito dopo la pubblicità.
Torniamo ora al nostro documentario naturalistico, che stasera ci parlerà di tempeste e di uragani, però visti non dalla parte degli umani, buonasera professor Mainardi, ma dalla parte degli animali, i quali loro pure devono far fronte a delle condizioni atmosferiche estreme senza avere i nostri mezzi, certo, per proteggersi. E molte volte si adattano, per cui ci saranno speciali adattamenti, altre volte ci sono dei disagi estremi e vedremo anche questi. Ma devo dire che in questo documentario, che è girato a mio parere molto bene, forse la parte diciamo della natura non biologica, la parte proprio fatta da questi grandi movimenti di masse d'aria che creano questi grandi sconvolgimenti, è forse quella più nuova e quella che più affascina, come del resto già incominciamo a vedere, e poi non parliamone, questo è l'occhio del ciclone, noi seguiremo quello che succede quando si forma un ciclone, tutti i turbamenti che determina nella fauna e nella flora, e qui si tratta di masse di aria con tanta acqua contenuta dentro sotto forma di vapore, ma con tanta sabbia, qui è un'aria secchissima e qui noi vedremo in queste tempeste di sabbia del deserto come gli animali sono in grado in vario modo di adattarsi e di ripararsi, e non solo gli animali, perché anche gli abitatori umani dei deserti hanno delle loro strategie di vario tipo, di origine culturale, per poter vivere in quel modo. E poi i tifoni dei tropici, e forse è proprio in questo ambiente dove si vede la mano della selezione naturale, perché qui c'è una violenza tale degli elementi per cui non sono molti gli animali che sopravvivono. E quelli che sopravvivono trasmettono poi le loro, certo, capacità di adattamento biologica alla discendenza, di cui nasce poi una diversità. Per cui anche questa è una forza dell'evoluzione. Ma c'è anche un'altra immagine che la vedremo molto curiosa, eccola, la pioggia di cavalletti. Questa è una cosa veramente straordinaria che ogni tanto accade, perché quando ci sono queste grandi masse violente di aria, dal deserto vengono prese nugoli di cavalletti che poi piovono lontanissimo. Qui siamo in mezzo al mare, adesso si vedrà, ecco, qui c'è un marinaio che si vede questa pioggia e tutta la chiglia ripiena di questi animali che vengono così da lontano. Vediamo allora il documentario. Questa è Puerto Rico, un'isola dei Caraibi. Sembra un paradiso tropicale. Oggi il vento è solo una tranquilla brezza appena sufficiente a far cadere una noce di cocco matura che verrà depositata su un'altra spiaggia. C'è vento sufficiente a far muovere le correnti, in modo che le sostanze nutrienti continuino a scorrere nella scogliera di fronte alla costa. Vento sufficiente a far planare gli uccelli della costa. Ma queste spiagge non sono sempre così tranquille. Vivere su quest'isola è come giocare alla roulette russa. Perché qui si verificano gli uragani. Non è una cosa nuova. L'intera isola è stata plasmata dal vento nel corso di milioni di anni. Ed esistono piante e animali che sono riusciti ad adattarsi e persino a sfruttare la forza distruttiva del vento. I grandi alberi della foresta pluviale, come questo, vivono per centinaia di anni e vedono passare molti uragani. Sono passati molti anni da quando si è verificato l'ultimo uragano, ma la ruota della roulette sta girando e sta per uscire il numero delle isole. Nessuno sa chi vincerà e chi perderà. Non si può fare nulla, perché il destino dell'isola non dipende da quello che succede qui, ma da un sensazionale cambiamento climatico dall'altra parte del pianeta, oltre l'oceano, in Africa. Anche questa è una terra plasmata dai venti.
è un posto dove hanno origine gli uragani. Per prima cosa deve piovere. Ai margini coperti di cespugli delle dune, il caldo e la polvere non danno tregua. Siamo in una regione chiamata Sahel. Qui la vita ruota attorno al vento. I venti secchi e rabbiosi che arrivano dal deserto del Sahara, a nord, e i venti del monsone, rinfrescanti e carichi di pioggia che soffiano da sud. Gli uccelli, come questi gruccioni, fanno affidamento sul fatto che il monsone arrivi presto. Ora stanno nidificando e i pulcini dovrebbero nascere proprio in concomitanza con le piogge. Qui la siccità dura da 8 mesi. Il tempo passa, la pioggia non cade e l'acqua diventa sempre più scarsa. Gli uccelli dedicano sempre più tempo a raccogliere quel poco che rimane. Nel deserto, i pastori Tuareg si stanno dirigendo a sud nella speranza di incontrare il monsone. Ma prima dell'arrivo delle piogge, il Sahara ha in serbo un'ultima, maligna tempesta di sabbia. Le raffiche di sabbia sollevate dal vento possono arrivare a 110 km all'ora. Tutte le creature devono trovare riparo. Per i dromedari il vento e la sabbia non sono un problema. Possono chiudere le narici ed evitano che la sabbia entri negli occhi grazie alle ciglia estremamente lunghe, ma gli uomini devono arrangiarsi come possono. Quando le nubi della tempesta di sabbia e il monsone si scontrano, una pioggia torrenziale prende il posto della polvere. Il terreno riarso viene presto ricoperto d'acqua, scorrono fiumi e si formano laghi. Le piante e gli animali sfruttano al massimo ogni goccia d'acqua. Si verifica un'esplosione nella crescita delle piante e gli insetti si moltiplicano a velocità incredibile. I gruccioni hanno avuto un tempismo eccezionale. Quando vengono al mondo i pulcini, i genitori vanno avanti e indietro con il becco pieno di insetti. Hanno vinto la scommessa. Anche se le piogge portano un periodo d'abbondanza, ben presto arrivano sgraditi opportunisti a reclamare una parte del bottino. Questi enormi stormi di quelea decimeranno i raccolti. La gente del posto lotta con gli uccelli, ma il monsone può creare anche un altro problema. La tempesta di sabbia ha portato fin qui qualche locusta. Gli insetti si sono accoppiati e hanno deposto le uova nel terreno. Dopo poche settimane le uova si schiudono e sono molte. Questo esercito di insetti affamati forma sciami composti da milioni di locuste. Si fanno trasportare dal vento e divorano tutte le piante che trovano al passaggio. Il professor Mainardi dice una cosa curiosa, e cioè che in fondo cavallette e questi uccellini che si riproducono così rapidamente hanno lo stesso stile di vita, la stessa
soluzione strategica. Esattamente, è una strategia ecologica, si tratta di animali che vengono poi tra l'altro detti specie fuggitive, perché questi animali, soprattutto questo è stato studiato in questi uccellini che si chiamano lavoratori del becco rosso, hanno una grande sensibilità a percepire quando stanno per arrivare le grandi piogge che faranno schiudere un'enorme quantità di semi nascosti nel terreno, si riproducono con una rapidità enorme in grandissimo numero, fanno dei voli immensi che distruggono tutto, si spostano, poi naturalmente queste popolazioni che hanno dei picchi enormi vengono poi a morire e a essere eliminate da predatori e malattie, per cui è un po' come le cavallette hanno dei cicli demografici, certo, di enorme affollamento e poi di morte subitanea. È una strategia opportunistica che finché c'è da mangiare, finché ci sono risorse, ci si riproduce e poi dopo si cala, si diventa pochi e si ritorna. Ci sono specie che fanno esattamente l'opposto, per esempio l'aquila è una specie che ha un grande territorio e lì ci stanno sempre pochissimi individui. Vediamo il seguito del documentario. Ma gli stessi venti possono creare forti correnti ascensionali di aria calda, risucchiando migliaia di locuste fino alle nubi, dove sono trattenute dalla tempesta che si sta formando. I venti del monsone hanno portato le piogge tanto attese da questa parte dell'Africa colpita dalla siccità, ma a volte hanno in serbo una sgradita sorpresa. Queste sono le condizioni perfette perché si verifichi un uragano. È il momento critico nella nascita di un uragano. Per ora è solo un complesso di temporali. Il suo futuro dipende da un labile equilibrio. Un uragano non può nutrirsi di terra. Per sopravvivere deve alimentarsi di calore e di umidità. Perciò deve raggiungere il mare. Poche centinaia di miglia al largo della costa africana si sta formando una tempesta. Il cielo è oscurato dalle nubi temporalesche e le raffiche di pioggia sferzano i pescatori che lavorano vicino alle isole di Capoverde. Si dice che queste nubi trasportino passeggeri molto bizzarri. Questo straordinario fenomeno si verifica perché alcune delle stesse locuste che erano state prelevate nel deserto vengono liberate dalla morsa della tempesta e cadendo da centinaia di metri piovono letteralmente dal cielo. Mentre la tempesta si sposta verso l'Atlantico aperto, le condizioni si fanno sempre più favorevoli. Comincia ad assumere una forma più minacciosa. Crescendo sempre di più, sviluppa al centro il famigerato occhio del ciclone. Al suo interno la velocità del vento continua ad aumentare fino a 110 km all'ora. Non è più un temporale, è diventato un uragano. A Puerto Rico l'uragano è ancora talmente lontano che la maggior parte degli abitanti non sospetta il pericolo che si sta avvicinando, per quanto si comincino a sentire i suoi effetti. Il vento, più fresco di una normale brezza, è ben accolto da molte creature sia sopra che sotto l'acqua. La scogliera corallina pullula di vita, giorno e notte.
Come fanno ogni anno in questo periodo, i coralli cominciano a riprodursi con o senza uragano. Non è un puro caso. Sembra che la loro riproduzione coincida con la stagione degli uragani. Può darsi che i venti e le onde più forti servano a trasportare più efficacemente le uova verso una nuova scogliera. Per gli animali della foresta, quest'estate è uguale a tutte le altre. Sono impegnati a conquistare un territorio, a nidificare e a nutrirsi. I banana kit sono ovunque. Come i passeri, sanno approfittare di tutto ciò che trovano. Costruiscono nidi impermeabili di foglie intrecciate, saldamente attaccati alle estremità dei rami. Qui sono al sicuro anche dai venti più forti. Come quasi tutti gli animali che vivono qui, nessuno di questi uccelli della foresta sa cosa sia un uragano. Ma gli alberi Tabanuco vivono per secoli. Questo per essi non sarà né il primo né l'ultimo uragano. E lo affronteranno insieme, dandosi letteralmente la mano. Hanno un sistema di radici interconnesse e i Tabanuco vicini formano un'alleanza che unisce le proprie forze contro il vento. Ma una forte tempesta che abbatte i rivali è proprio quello di cui hanno bisogno certi alberi. Questo è un albero trombetta e si è preparato per tutta la vita a un uragano. È fatto per crescere rapidamente, sbaragliando la concorrenza. Ha foglie enormi per catturare più luce possibile e un tronco sottile che si insinua nei varchi della volta della foresta. È un segno sicuro che qui in passato si sono verificati degli uragani. Questi sono i sopravvissuti ai danni causati dall'ultimo uragano. Ma non spuntano dappertutto per puro caso. I loro semi sono già a terra in attesa di una buona occasione. Sono stati messi lì da un socio, un pipistrello frugivoro. Si specializza nel nutrirsi dei frutti dell'albero trombetta. Ogni frutto produce centinaia di semi. Mentre il pipistrello passa da un albero all'altro, esamina tutti i frutti finché non ne trova uno maturo al punto giusto. L'albero trombetta ha bisogno che i suoi semi siano sistemati nel terreno, sotto qualsiasi albero che può essere abbattuto dal temporale. Ci sono poche possibilità che i semi cadano in una posizione perfetta, perciò la pianta usa i pipistrelli come corrieri. Dopo essersi nutrito, il pipistrello si va ad appollaiare su un altro albero per digerire. E i suoi escrementi depositano i semi alla base di una vittima probabile, dove restano in attesa finché non arriva un uragano. Ora servono le forze della natura e un po' di fortuna. È molto curioso, professor Mainardi, vedere quella che voi chiamate la coevoluzione. Certo. Cioè, come dire, una reciprocità involontaria. Perché io ti do un seme, tu mi dai la possibilità di svilupparlo, mi dai da mangiare. Sì, direi che questo ci spiega effettivamente che cosa è la biodiversità, che non è soltanto un numero di specie che stanno insieme, ma si capisce vedendo questi rapporti, per cui se sparisse il pipistrello scomparirebbe anche l'albero. E poi l'altra cosa interessante in questo caso è che queste specie sono anche adattate a questo ambiente particolare, perché l'albero trombetta poi ha bisogno di una catastrofe di tipo ambientale, di un tifone che gli faccia spazio per poter salire in alto con i suoi alberi. Quindi è un esterminato gioco di scacchi. Esattamente. Tutte le caselle che si liberano vengono occupate e tutta, diciamo, la strategia biologica si adatta. È per quello che gli equilibri sono così delicati e quando si rompono è così difficile poi risistemarli. Di mettere a posto la partita. Certo. Vediamo l'ultima parte del documentario. In mare l'uragano sta facendo la sua parte, sta crescendo a velocità allarmante.
Le onde che si infrangono sulla spiaggia si fanno sempre più grandi e pesanti. La tempesta è imminente. La gente del posto spera e prega che l'uragano non si abbatta sull'isola, ma è troppo tardi. Ora il vortice è troppo grande e troppo vicino. Il vento solleva onde gigantesche. Il primo punto d'impatto è la scogliera corallina che circonda l'isola. Nel caos i pesci guizzano a cercare riparo nell'acqua più profonda e la sabbia frusta la scogliera spazzando via ogni forma di vita. Mentre l'uragano si dirige a terra, la foresta comincia a sentire tutta la forza del vento. Come una barca che ammaina le vele, un albero sacrifica le sue foglie appena in tempo per evitare di essere abbattuto. Gli uccelli si dirigono verso la relativa sicurezza offerta dal terreno. È impossibile volare con venti così forti. Un nido di banana kit inzuppato d'acqua viene strappato via dal suo ancoraggio. Il giorno dopo, i segni lasciati dalla tempesta sono evidenti. Tutti gli alberi sono privi dei rami e delle foglie. Non si sente nessun suono. Gli uccelli non cantano, gli insetti sono silenziosi. Ma è passata solo la prima parte dell'uragano. C'è un breve sollievo mentre passa all'occhio del ciclone. Quasi all'improvviso il vento riprende vigore e ricomincia la pioggia torrenziale. 8 di mattina, più di 25 centimetri di pioggia. Migliaia di persone a Puerto Rico hanno dovuto abbandonare la propria casa. L'uragano potrebbe durare ancora dalle 3 alle 7 ore. Gli alberi sopravvissuti al primo assalto adesso crollano perché il suolo intriso d'acqua non riesce a trattenerli. Alla fine l'uragano si allontana e i sopravvissuti cominciano subito a rimettere a posto le cose. Nella foresta gli animali affamati hanno bisogno di trovare in fretta il cibo in mezzo alla devastazione. Una colonia di vespe, il cui nido fradicio è rimasto intatto, ora deve cominciare ad asciugarlo, risucchiando l'acqua dalle pareti inzuppate. Ma la tempesta ha mietuto le sue vittime e continuerà a farlo. Con tante piante danneggiate, la vita sarà dura per molti sopravvissuti. I fiori dei colibrì, ancora attaccati agli alberi abbattuti, forniranno nettare per un po', ma presto appassiranno e moriranno, e i colibrì non avranno più cibo. Qualche ora senza mangiare può essere fatale. Presi dalla disperazione, i minuscoli uccelli cercano nettare nei fiori caduti a terra. Adesso, per tutte le forme di vita dell'isola, è arrivato il momento di riprendersi, ma ci vorrà del tempo. Anche se l'uragano ha lasciato Puerto Rico, non si è ancora esaurito. È di nuovo sul mare e ora, a metà della sua vita, ha l'occasione di recuperare energia.
La corrente del Golfo lo spinge a nord-ovest, verso la costa americana. Quest'area tra la Florida e le due Caroline è nota come le Isole Barriera. Le lunghe e basse isole di sabbia e le paludi sono creazioni del vento e delle maree. Le isole di sabbia instabile sono solo pochi metri al di sopra del livello del mare. Ma qui vengono a riprodursi intere colonie di uccelli che depongono le uova a terra. Ogni anno si affollano sulle isole per sfuggire ai predatori come i procioni, che sul continente ruberebbero subito le uova. Ma riprodursi qui vuol dire ancora una volta giocare alla roulette russa. C'è solo poco tempo per nidificare. A causa delle tempeste invernali gli uccelli non possono arrivare troppo presto, ma è anche necessario che sia tutto finito prima della stagione degli uragani. Di solito va tutto bene. Anche negli anni in cui si verificano i peggiori uragani, i pulcini mettono le penne in tempo oppure le tempeste non colpiscono le isole. Ecco perché vale la pena di correre il rischio. Rincopi neri, sterne, gabbiani e pellicani, tutti hanno preparato i loro nidi qui. Molti sono semplici avvallamenti nella sabbia, solo pochi centimetri sopra il livello del mare. Quando cala la notte, gli uccelli vengono raggiunti da un altro animale che usa queste spiagge per riprodursi. Data la mancanza di predatori, le isole barriera sono uno dei pochi punti lungo la costa orientale in cui vengono a nidificare le tartarughe marine. Questa femmina è una delle ultime ad arrivare. La maggior parte delle sue simili ha nidificato presto quest'anno. Forse le acque costiere più calde del solito le hanno messe sull'avviso e hanno capito che sarebbe stato un anno di forti uragani. La tartaruga depone le uova ben oltre il punto più alto raggiunto dalle onde. Ma potrebbe non essere abbastanza in alto e forse è venuta a riprodursi troppo tardi. Quando avvertono che la tempesta si sta avvicinando, gli uccelli sembrano agitati. Gli adulti possono andarsene, ma le uova e i pulcini no. I danni dell'uragano saranno causati non tanto dal vento, ma soprattutto dalle onde sollevate dalla tempesta. L'acqua sollevata dal vento e le enormi onde, 3,5 metri più alte del normale, sferzano la costa sommergendo tutto. Quando la tempesta è passata, arriva ci sono le sfortunate vittime del vento e delle onde. Le uova trascinate via dai nidi poco profondi sono alla deriva in acqua. E piccole tartarughe sono disseminate lungo la spiaggia. Sono annegate nel nido quando stavano per emergere, insieme alle uova spazzate via dal loro rifugio sotterraneo. Gli animali spazzini, dalla vista acuta, sanno approfittare dei postumi della tempesta. Per molti il pericolo è passato, ma alcune creature sono ancora vulnerabili. Un po' più nell'interno, in questa foresta di pini, un picchio è intento a scavare una cavità per nidificare. Sta lavorando più o meno da 2 anni. I picchi dalla testa rossa sono molto pignoli.
Il loro nido deve essere scavato in un albero vivo, in modo che quando l'uccello becca il tronco coli della linfa appiccicosa. È un sistema per tenere alla larga i predatori. L'albero migliore è il pino dagli aghi lunghi, che produce molta resina. Sfortunatamente, anche il tronco più fragile. Quindi, praticando la cavità del nido, il picchio ha seriamente indebolito un albero già vulnerabile. Per adesso, però, l'uccello viene ricompensato delle sue fatiche. La resina appiccicosa costringe un serpente ad allontanarsi senza poter catturare i pulcini. Anche se ormai è un po' vecchio, l'uragano ha ancora forza sufficiente per dar fastidio alla gente del posto e per sradicare qualsiasi albero già leggermente indebolito. Tutto il lavoro del picchio è andato in fumo. Un enorme investimento è stato cancellato. Gli animali che vivono negli stagni dietro le isole barriera sono stati protetti dagli effetti del vento e dell'alluvione. Gli alligatori hanno aspettato che passasse l'uragano e ne hanno addirittura approfittato. Gli uccelli strappati via dai loro posatoi sono caduti in acqua, diventando facili prede. Il nido dell'alligatore di terra compatta è intatto. Ora bisogna dedicarsi un po' alla manutenzione. Ma per gli alligatori che vivono dentro lo stagno o attorno ad esso, la storia non è ancora finita. Tagliato fuori dalle calde acque dell'oceano che sono la sua linfa vitale, ora l'uragano sta morendo. Ma mentre agonizza, genera un'ultima raffica di tuoni e crea le condizioni perché si verifichi un altro fenomeno spaventoso, un tornado. Questi vortici si alzano all'improvviso e hanno una forza spaventosa e concentrata. I ciottoli volano nell'aria come i colpi di un fucile. Se uno di questi tornado incontra l'acqua, può trasformarsi in una tromba marina, una colonna vorticosa d'acqua e di spruzzi. Si sono verificate trombe che hanno svuotato completamente uno stagno. Tutto ciò che vive nell'acqua corre il rischio di essere risucchiato insieme ad essa, pesci, piante, anche un alligatore. Poi l'uragano svanisce e muore. A Puerto Rico la vita continua. Le pozze d'acqua raccolta nei tronchi degli alberi abbattuti sono un habitat ideale per la riproduzione delle rane. E dovunque ci sia nettare, i banana kit possono alimentarsi. La capacità di mangiare una gran varietà di cibo gli ha permesso di sopravvivere. Se quest'albero dovesse morire, si limiterebbero a passare a una specie diversa. Malgrado la devastazione causata dall'uragano, la natura si riprende con una rapidità straordinaria. Si creano nuovi habitat, i vecchi si ristabiliscono. Madre Natura non si cura dell'uragano, anzi, aspetta il prossimo che arriverà inevitabilmente. Fra un anno o due sarà quasi impossibile vedere i segni del passaggio dell'uragano. Ci ricordiamo per molti anni il tremendo impatto di un uragano. Ma per la natura non è un disastro, è un'opportunità. La vita continua. Fra poco sarà ancora una volta la stagione degli amori.
Intanto in Africa si sta preparando un altro monsone e la ruota della roulette continua a girare. In questo numero. Mal di pancia, la battaglia silenziosa. Che cosa ci accade durante una tossinfezione? In Cina, a Xi'an, è stato scoperto un altro esercito di terracotta, ma questo è in miniatura. Aggressività, velocità, sincronia ed equilibrio. Questi i segreti del mister del Chievo, Luigi Del Neri. Cosa farai da grande? Perché scegliere di diventare uno scienziato? Una musica vecchia più di 4 miliardi di anni e a suonarla sono le rocce. Le mandorle, un alimento prezioso da non far mai mancare sulle nostre tavole. Piero Angela intervista Jane Goodall che ci parla dei nostri cugini, gli scimpanzé. L'invenzione del fuoco, centinaia di migliaia di anni fa, fu una svolta straordinaria nella storia umana, perché portò riscaldamento, luce e cottura dei cibi. I cibi non soltanto diventavano più morbidi, ma più sani, soprattutto quelli di origine animale, perché carne, pesce e uova, così buoni, così nutrienti, potevano e possono nascondere al loro interno a volte dei germi patogeni e provocare delle infezioni intestinali. La cottura uccide questi nemici così invisibili. Ma certi cibi oggi ancora non vengono cotti o non vengono cotti a sufficienza. E può succedere che, senza accorgercene, ingoiamo qualche plotone, qualche piccolo esercito di questi germi. In particolare con le uova che provengono magari da allevamenti infettati e che entrano nella preparazione poi di creme, salse e maionese. A volte questi microorganismi si trovano semplicemente sul guscio esterno delle uova e persino una manipolazione poco attenta può trasferire nell'albume o nel tuorlo l'infezione. È così che ha origine la salmonella, così temuta per le conseguenze che può avere. Gli esperti continuano naturalmente a insistere sull'igiene, sui controlli degli allevamenti, sui controlli severi anche di coloro che confezionano cibi. Ma quando l'infezione poi si sviluppa, quando l'esercito è in marcia, cosa succede dentro il nostro corpo? Bene, Giovanni Carrada e Emanuela Latorre hanno curato questa ricostruzione della battaglia. Questa gallina nasconde un pericoloso segreto. Il suo intestino brulica infatti di batteri di un tipo molto speciale, le salmonelle. A lei non danno alcun fastidio, ma attraverso le uova che produce, le salmonelle possono invadere un altro animale. In questo caso è tutta un'altra storia. Mamma. La maionese che la mamma di Francesco ha preparato con le uova fresche sarà un perfetto cavallo di Troia per le salmonelle. Francesco sta infatti per diventare una delle circa 30.000 persone colpite ogni anno in Italia da una tossinfezione dovuta proprio a questi batteri, ma ancora non lo sa. Ogni boccone porta decine di migliaia di salmonelle nello stomaco di Francesco, dove vengono neutralizzate dagli acidi dei succhi digestivi. Qualcuna però riesce a sopravvivere e a raggiungere l'intestino, dove trova il posto giusto per lei, le cellule che rivestono le minuscole protuberanze con le quali assorbiamo l'acqua e i nutrienti del cibo. Una volta occupata la cellula, le salmonelle sopravvissute hanno solo due cose da fare: moltiplicarsi e diffondersi. La moltiplicazione è esplosiva. Dopo 8 ore le salmonelle sono diventate 1 milione. Un'altra ora e sono 4 milioni. Le cellule che muoiono lanciano un segnale chimico di allarme che attiva le difese dell'organismo. Sul posto giungono i soldati del sistema immunitario, cellule speciali chiamate macrofagi, che catturano le salmonelle e le inondano di veleni. Ma i batteri possiedono contromisure in grado di neutralizzarli.
12 ore dopo, Francesco non si è ancora accorto di niente. Ma dopo la sconfitta dei macrofagi, il suo organismo sta per ricorrere a rimedi più energici. Le contrazioni intestinali, che normalmente spingono il cibo in avanti, cambiano direzione. La nausea comincia ad avvertirlo che c'è qualcosa che non va. La situazione precipita rapidamente. Il cibo torna nello stomaco. Poi su per l'esofago. Si chiude l'ingresso ai polmoni. Poi quello del naso. Il vomito ha liberato solo i primi centimetri di intestino. Il grosso delle salmonelle si sta invece accumulando nel tratto finale dell'intestino e Francesco non tarda ad accorgersene. L'esperienza non è piacevole. Per il momento la diarrea è la sola risorsa che ha il suo organismo per rallentare il diffondersi dell'infezione, ma non riesce a debellarla. Pronto? Mamma? No, no, mamma, sì. No, no, davvero, ho fatto un po' tardi e ti andavo di corsa, sì. No, no, non venire, mamma. Non venire, non venire. Oh, non venire, non venire. I crampi all'intestino si fanno sempre più forti. A mano che nuove cellule vengono distrutte, le sostanze chimiche liberate finiscono nel sangue e raggiungono i muscoli, provocando forti dolori. Dopo 24 ore tutto il corpo è dolorante e la disidratazione dovuta alla diarrea scatena anche il mal di testa. Solo i macrofagi potrebbero sconfiggere le salmonelle, ma sono fuori combattimento. Ancora per poco, però. Una seconda linea di difesa sta infatti per essere attivata. Quella che sembra una cellula come le altre si rivela una trappola. Le salmonelle neutralizzate passano in una ghiandola dove vengono a contatto con altre cellule del sistema immunitario, i cosiddetti linfociti helper. Ciao, mamma. Ma che succede qui, in questo buio? Mamma, che ci fai qui? Mamma. Cosa ci fa una madre a casa del figlio? Che ci fa una madre? Devi vedere come sta. Ma che hai fatto ieri sera? Hai una faccia. Ti senti male? Hai la febbre? Non farmi di questi scherzi. Che disordine. Guarda cosa ti ho portato. La parmigiana di Francesco soffre ancora. Ma la guerra con le salmonelle è ad una svolta. Un esercito di linfociti helper lascia la ghiandola per il campo di battaglia. Non è però sulle salmonelle che si dirigono, ma sui macrofagi inattivi. Con uno stimolo chimico danno loro la sveglia. I macrofagi diventano più grandi e inondano le salmonelle di nuovi veleni. E i batteri, questa volta, non hanno scampo. Mamma. Finalmente Francesco comincia a sentirsi meglio. Ma che fatto? Sei senza altro? Mi sono stato, sì, dai, sto bene. Ma che sta a fare stare zitta? Su, dai. Una pulitina. Sì, ma non c'avevi il corso di pittura tu? Sì, ma... No, 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 che non c'è, il corso di pittura è importante, poi tu sei brava. Mamma, bacino. Bacino. La guerra è ormai vinta. Sì, mi riguardo. Ma ci vorrà ancora qualche settimana per ripulire l'intestino dei milioni di batteri che l'hanno invaso. Ma finché ci saranno animali a dar loro ospitalità, altre salmonelle saranno pronte a combattere. Conoscono ormai il famoso esercito di terracotta, una straordinaria meraviglia venuta alla luce in Cina, che era il corredo funerario di un antico imperatore, Qin Shi Huangdi. Quello che si sa meno, però, è che questo tesoro, scoperto casualmente da un contadino mentre stava
scavando un pozzo, è solo una piccola parte di ciò che è ancora sepolto. In particolare, è ancora tutta da scavare la tomba vera e propria dell'imperatore, che si trova sotto una collina. Con molta saggezza, le autorità cinesi preferiscono attendere per fare bene le cose in futuro, quando tutte le tecnologie di restauro saranno pronte per un'operazione di queste proporzioni. Intanto, altre tombe stanno venendo alla luce, sempre nella stessa regione, con altri soldati, cavalli e carri, tutti in terracotta. Superquark è andato a vedere cosa si è capito oggi di questo enorme complesso nella regione di Xian, che sembra essere ormai l'equivalente della Valle dei Re in Egitto, ma su un'estensione molto più grande. La prima linea ha tenuto bene e guarda ancora a est, verso il passo che porta alle fertili pianure oltre le montagne e ai sei regni nemici conquistati. Nella fossa numero 3, quella aperta più di recente, gli ufficiali tengono ancora il consiglio di guerra nel loro quartier generale. Sembrano attendere l'arrivo dell'imperatore. Il resto della guardia imperiale nella fossa numero 1 è in formazione classica per proteggere l'imperatore. Gli arcieri impugnano archi ora scomparsi e i cocchieri, a braccia tese, trattengono i cavalli di terracotta che mordono il freno. Una fila di soldati protegge i fianchi da attacchi improvvisi. I guerrieri, alti in media più di 1,80 m, erano perfettamente equipaggiati con splendide armi e potenti balestre che potevano colpire a 200 metri di distanza. Qin Shi Huangdi, il primo imperatore, aveva unificato la Cina e costruito la Grande Muraglia. Voleva regnare nell'aldilà come aveva regnato sui mortali, in punta di lancia con il suo esercito di 1 milione di uomini risoluti e ben addestrati. Un esercito di terracotta lo ha dunque accompagnato nella tomba nel 209 a.C. Duemiladuecento anni più tardi, l'armata dei guerrieri Qin conserva il suo aspetto fiero e terribile, malgrado le ferite inflitte dal peggior nemico che essa abbia mai incontrato, il tempo. Questa impressionante sepoltura si trova nel cuore della Cina, 34 chilometri a est di Xi'an. Appena 3 anni dopo la morte del primo imperatore, un esercito ribelle in carne e ossa si accanì contro l'esercito di Coccio, rubò molte delle splendide armi e appiccò incendi. In totale, nella fossa 1 ci dovrebbero essere 7.000 guerrieri e una cinquantina di carri. Ma in effetti il gigantesco complesso funerario si estende su un'area di 60 km quadrati, cioè quanto l'intera città di Milano. Gli archeologi hanno capito che la fantastica armata è solo una goccia d'acqua nell'incredibile sepolcro di Qin Shi Huangdi, per costruire il quale ci vollero 38 anni e il massacrante lavoro di 700.000 persone. A 1,5 km dall'esercito di terracotta c'è una collina artificiale alta 40 metri. È sotto questa enorme massa di terra che si dovrebbe trovare la sepoltura del primo imperatore con i suoi immensi tesori. Ma gli archeologi a tutt'oggi non hanno ancora osato violarla. La colpa del ritardo non è certo la superstizione o il timore dei sistemi di sicurezza ideati dagli ingegneri di Qin Shi Huangdi, ma la mancanza di adeguate tecnologie. Xi'an, antichissima città-fortezza all'inizio della Via della Seta, capitale di ben 13 dinastie, oggi è sede di una cinquantina tra università e istituti universitari. Gli archeologi, dopo l'entusiasmo della scoperta, sono consapevoli che oggi esistono le tecnologie per aprire la tomba, ma non quelle per conservare il suo formidabile contenuto. Senza adeguate tecniche di conservazione, si rischia infatti di vedere immense ricchezze polverizzarsi a contatto con l'aria e la luce.
Per questo in Cina non è stata scavata nessuna antica sepoltura imperiale, anche se le sorprese sembrano non avere mai fine. In Cina c'è un proverbio che dice: a sud del fiume Giallo nascono gli intellettuali, nello Shandong i guerrieri, e qui a Xi'an si seppelliscono gli imperatori. In effetti, 11 tombe degli Han occidentali si trovano su questa linea, lungo il fiume Wei. Dalla pianura spuntano le antiche sepolture, straordinarie piramidi a punta tronca, un tempo lisce o a gradoni. Molti tumuli sono stati spianati dai contadini per coltivare la campagna. A Yanlin, 24 km a nord della città di Xi'an, ci sono le grandi piramidi di Jin Di, quarto imperatore Han, di sua moglie, l'imperatrice Wan, e delle sue concubine. Gli archeologi erano concentrati sui guerrieri del primo imperatore Qin e questo luogo era stato trascurato finché nel costruire l'autostrada per il nuovo aeroporto ci si è imbattuti in una scoperta eccezionale e le telecamere di Superquark sono le prime a documentarlo. Abbiamo cominciato a scavare vicino alla piramide principale e dopo qualche metro abbiamo trovato i resti di travi di copertura. Più giù, a 7 metri di profondità, abbiamo trovato i guerrieri. In quest'altra fossa ci sono migliaia di animali disposti su più strati. La cosa più sorprendente è che è tutto ridotto esattamente a un terzo della grandezza naturale, gli uomini, gli animali e gli oggetti. Appena 60 anni dopo il bellicoso primo imperatore, i più miti sovrani Han non rinunciavano tuttavia a portarsi nell'aldilà i segni della loro potenza. Era un'epoca di prosperità nella quale le condizioni di vita della popolazione erano notevolmente migliorate. Le figure umane alte da 55 a 59 centimetri sono miniature estremamente realistiche. Le espressioni dei soldati sono meno dure di quelle dei truci guerrieri di Qin. Talvolta sorridono o sembrano assorti nei loro pensieri. Il tempo li ha denudati e mutilati, ma questo esercito di lillipuziani è ancora in grado di rivelarci preziose informazioni sul modo di pensare, di combattere e di vivere di 22 secoli fa. Un cavaliere mongolo. La politica degli Han era quella di integrare i nomadi facendoli diventare contadini. Splendide, delicate principesse andavano in spose a barbari capi tribù. Così venne assicurato al giovane impero un lungo periodo di pace e prosperità. Quanto a numero e qualità, le figurine animali di Yanlin non hanno uguali nella storia. Sono migliaia e migliaia, ma ogni animale ha un suo carattere. La loro fattura è molto elaborata e meticolosa, con un effetto realistico sorprendente. Nelle epoche più antiche, gli animali, gli schiavi, venivano sepolti vivi. Poi, al loro posto, sono stati realizzati degli oggetti. Qin aveva fatto fare i guerrieri a grandezza naturale. Gli Han, invece, li hanno ridotti a un terzo. Sono piccoli, ma molto più numerosi e fatti con più cura. Erano dipinti e poi cotti di nuovo per fissare i colori. Avevano braccia snodabili e preziosi vestiti di seta. Sembravano vivi. Secondo le prime indagini, attorno a questa tomba ci sono almeno 500.000 statuette in più di 200 fosse. Pensate a quante persone ci hanno lavorato e non ci sono solo i guerrieri. Tutto venne accuratamente miniaturizzato dagli antichi artigiani. Misure per il grano, pentole, monete, perfino una cucina economica. I migliori artigiani della Cina vennero impiegati per riprodurre in miniatura attrezzi agricoli, armi, oggetti della vita quotidiana da seppellire ai piedi della gigantesca tomba dell'imperatore Han perché questi potesse ritrovarli nell'aldilà. Così doveva presentarsi il mausoleo di Jin Di con al centro una piramide di 168 metri di lato. Disposte a raggiera attorno ad essa, le fosse contenevano in miniatura tutto il celeste impero, i funzionari di Stato, l'esercito, la corte, le mandrie delle stalle imperiali. In una fossa, decine di piccoli uomini sono ancora intrappolati nell'argilla. Ma quando gli archeologi spruzzano una speciale soluzione, le forme inanimate riprendono vita e colore. È uno spettacolo davvero emozionante.
I materiali organici, cuoio, seta, legno, sono purtroppo andati perduti e le figure nude mostrano tutti i dettagli anatomici. Ecco due eunuchi, responsabili dell'harem di corte. Un gruppo di musicisti. Le maniche verso l'alto danno l'idea del movimento delle braccia. Resti di copricapo di stoffa si vedono ancora su alcune bellissime teste che hanno conservato antiche tracce di colore. Gli archeologi non hanno fretta. Ci tengono a non ripetere gli errori del passato. Nel laboratorio di restauro il lavoro è comunque incessante, anche perché negli strati superiori del terreno sono affiorate sepolture di dinastie successive, come dimostrano queste splendide statuette Tan. Questo guerriero era diviso in quattro parti: testa, corpo, gambe, piedi. Nei fori, all'altezza delle spalle, erano fissate le braccia, che erano di legno e snodabili, come quelle delle bambole. Aveva vestiti di seta e una corazza di cuoio. Il nostro lavoro è quello di riattaccare i vari pezzi e riportare la figura alla sua interezza. Ci vogliono 5 giorni di lavoro per restaurare un guerriero. Finora abbiamo tirato fuori circa 10.000 figure, ma ce ne sono ancora centinaia di migliaia. Ci hanno messo 28 anni per costruire la tomba, ma penso che ce ne vorranno almeno 150 per riportare alla luce tutto il sito. Per ora, una piccola guarnigione di soldati sorveglia gli scavi. Sottoterra, nuovi straordinari tesori dell'archeologia attendono di rivedere la luce del giorno nel museo all'aperto più grande del mondo, qui a Xi'an, dove si seppelliscono gli imperatori. Bene, per la rubrica del Come si fa, questa sera abbiamo in studio un personaggio molto particolare di cui si è molto parlato nel corso di questo ultimo anno e coloro che seguono lo sport e il calcio lo conoscono molto bene. È Luigi Del Neri, grazie di essere venuto questa sera da noi, buonasera, che è l'allenatore del Chievo, la famosa squadra che è passata dalla Serie B alla Serie A e ha fatto faville arrivando quinta nel campionato. Allora, come si fa a realizzare un prodigio di questo genere? Hanno parlato di favola, di miracolo, lei come lo vede? È una storia molto lunga, quindi è difficile da raccontare, però è lunga e con un lieto finale. Ecco, noi stasera cercheremo di capire un po' il meccanismo di tutto questo e avremo una serie di filmati. Cominciamo con una scheda iniziale che racconta un po' questa storia per sommi capi. È in un quartiere, una piccola frazione di Verona, che una squadra sale agli onori della cronaca conquistando la Serie A. Parliamo della leggenda Chievo che dal 3 giugno del 2001 ha fatto parlare di sé tanto da divenire un vero e proprio evento mediatico. Durante il campionato ha sempre giocato con grinta, vivendo con equilibrio le atmosfere talvolta roventi dei grandi stadi. Nella sfida con le squadre capolista del campionato, il Chievo ha sfoderato una tecnica impeccabile, tanto da mettere in crisi i colleghi ricchi e famosi. Ai bordi del campo, lo sguardo acuto dell'allenatore Luigi Del Neri, che osserva i suoi uomini individualmente e nelle strategie. Questo tecnico friulano è ammirato da tutti per come riesce a far giocare la sua squadra. Egli trasmette la propria filosofia con idee chiare e semplici che i suoi giocatori interpretano in campo attraverso aggressività, velocità di esecuzione, sincronia dei movimenti ed equilibrio tattico. Il mister è un allenatore che si fa voler bene perché è una persona molto amabile, ha dei concetti chiari su come la squadra deve giocare. Noi l'anno scorso quando arrivò per il campionato di Serie B fu bravo a conquistarci col suo modo di interpretare il calcio, molto offensivo. E soprattutto con la sua mentalità vincente che ha coinvolto tutta la squadra e ci ha portato ad ottenere questi grandissimi risultati. L'aspetto del motivare, dello spiegare, di far sentire il calciatore conscio di quello che sta facendo, penso che sia fondamentale. Grande entusiasmo, grande voglia di stare insieme, un gruppo meraviglioso. E ogni squadra è figlia del proprio allenatore. Nel senso che tu vedi una squadra giocare in campo, capisci qual è la mentalità dell'allenatore, come lavora sulla squadra
che progetto ha. Io penso che noi siamo il progetto di Del Neri. Il Chievo ha fatto sognare chi ama il bel calcio, piccolo nei numeri, ma grande nei risultati. Ecco, quindi gioco offensivo, mentalità vincente, il ruolo dell'allenatore. E vorremmo parlare un po' di queste cose che riguardano sia la strategia di gioco, le tecniche, ma anche poi la psicologia di gruppo che sappiamo è molto importante nella vostra squadra. Intanto io direi di cominciare dal fatto, lei mi cita una statistica curiosa, è che sui 90 minuti di gioco, cioè sull'ora e mezza, ogni giocatore mediamente tiene la palla solo 2 o 3 minuti, per il resto del tempo deve correre dietro alla palla o aspettarla. Quindi è importante la posizione, lei diceva. Sì, è importante che ognuno di loro sappia come muoversi, al di là di quello che può essere il mantenimento della palla. Quindi il ruolo dell'allenatore è proprio quello di tessere in qualche modo in tutto quello spazio libero che i giocatori debbono sapere dove muoversi, esatto, e dove essere. Esatto, questo è il compito dell'allenatore con le qualità dei giocatori, chiaramente, tecniche. C'è una cosa che lei ha innovato ed è un po' lo schieramento della squadra. Cioè è ritornato a ripescare le famose ali che io ricordo quando giocavo alla destra, poi sono sparite e in realtà portando avanti una serie di giocatori anziché lasciando gli uomini isolati a aspettare un pallone, lei ha creato anche imbarazzo nelle altre squadre che non si aspettavano, non erano abituate a questa strategia di gioco. Esatto, i giocatori in movimento e la velocità di esecuzione della palla sono state quelle che probabilmente hanno fatto la differenza. Quindi portando avanti ogni volta 4 giocatori parallelamente, esatto, lei ritiene che poi nei fatti si è dimostrato perché voi avete segnato un sacco di gol. Un sacco di gol, poi e attuando questa linea di difesa abbastanza alta, è chiaro che noi rubando palla siamo più propensi a fare gol più in modo più veloce. Lei diceva che per ogni ruolo lei ha 2 giocatori, cioè lo schema è fisso, non è che ognuno può cambiare, no. Ognuno sostituisce l'altro, ma perché questo? Beh, secondo me ci vuole la specialità del ruolo, la specializzazione, questo per me è fondamentale. Io sono convinto che un giocatore deve fare quel poco che sa fare nel ruolo specifico, non in diversi ruoli, altrimenti impara poco tutto. Quindi questo è anche un po' il segreto del successo della vostra squadra, non avendo le grandi star dovete avere una tattica ben oliata, ben organizzata per poter far fronte agli squadroni della Serie A. Esatto, io ho detto sempre che uno contro uno probabilmente il Chievo perde, invece 10 contro 10 probabilmente il Chievo se la gioca. Allora, vediamo intanto il primo filmato che riguarda la vostra prima partita in Serie A, quella contro la Fiorentina che avete vinto 2-0 e lì la gente ha cominciato a puntare gli occhi su questa squadretta che è arrivata in Serie A ed ecco qui voi siete in maglia azzurra, normalmente giocate con la maglia gialla. Ecco, e qui vediamo il primo gol nostro, potremmo essere 2, 4, 5 giocatori. Il problema è giocare in velocità, poi giocare con entusiasmo e avere giocatori giusti per fare questo. Voi non avete giocatori stranieri, quasi uno solo. Uno solo, sì, è Riberto, che poi è 2-3 anni che è in Italia, quindi non è... E questa, diciamo, non è una scelta probabilmente, ma anche una necessità, vista un po' i bilanci aziendali. Assolutamente, poi non giocatori sulla carta così famosi, giocatori che hanno voglia di emergere, entusiasmo e qualità chiaramente tecniche. Ecco, questa lei sta dicendo dell'entusiasmo, quindi la psicologia è molto importante. Lei vuole bene i suoi giocatori, loro si sentono uniti. Nelle grandi squadre questo è più difficile probabilmente da ottenere. No, ma ci sono più pressioni, chiaramente. Noi possiamo fare questo perché nessuno da noi si aspetta tanto. Le grandi società hanno impegni importanti, giocatori importanti ed è chiaro che magari le pressioni sono molto più alte. Ma sono anche sotto il fuoco dei giornalisti, dei tifosi, di tecnici, sottoposti poi anche alle pressioni di vendite, di acquisto. Sì, sì. Cioè voi siete un po' come dire una trattoria familiare esatto, in cui diciamo la cucina è buona
Sì, ognuno fa il suo compitino. Ognuno fa la sua parte in cucina. Esatto, esatto. E quindi il pranzo poi è eccellente, i risultati sono molto buoni. Vediamo un altro filmato che si riferisce a un'altra partita, e questa è molto importante perché è contro l'Inter. E voi l'avete vinta. È stata una grande gioia, è stata una cosa, diciamo, che indimenticabile questa. Ecco. Pensa che la prima volta una squadra di Verona ha vinto a Milano con l'Inter. E quindi noi per la prima volta. Squadra di Verona, di un quartierino, un piccolo borgo. La prima volta, sì, il primo di Verona che fa parte della Serie A. Ecco, e qui è il primo gol di Corradi, con il gol che ha appena preso su di Davieri. Così, il secondo gol invece nostro è stato molto... Senta, c'è a questo proposito, dal momento che si parla questo dell'Inter, le grandi squadre, in questo caso l'Inter, ovviamente hanno dei bilanci aziendali che sono 10 volte il vostro. Voi, l'Inter quanto ha un bilancio, l'ultimo bilancio annuale, quanto spende? Ah, quello non lo so. So che spende molto più del Chievo, giustamente, perché ha impegni importanti. Ma credo, io avevo la cifra. Importante. Più di 10 volte tanto. Ecco, questo sì, non ha creato anche un po' di imbarazzo anche nella tifoseria, un po' nelle società? Probabilmente Chievo può permettersi di fare questo perché non ha un impegno importante con la sua tifoseria, che non è di grande entità, non ha 50, 60 mila, 70 mila persone nello stadio. E direi che... chiaramente le grandi società hanno un compito ben più difficile, quindi l'investimento deve essere apportato alla gente che li vede. Diciamo anche una cosa, che una squadra che parte come la vostra dalla Serie B e improvvisamente si trova in mezzo a questa avventura, non ha niente da perdere, esatto. Ha tutto da guadagnare. Esatto. Tra l'altro anche per questo che voi giocate molto in attacco, esatto. Perché esatto. Più gol fate, esatto. Meglio è. Esatto. No, ma è poi la filosofia, penso... di cambiare qualcosa e di far vedere che si può giocare a calcio senza grosse passioni. Ecco, poi diciamo anche che nella storia del calcio ci sono state molte squadre, varie squadre, che hanno avuto, esatto. Sono arrivate come delle meteore e che poi sono scomparse. Sì. Mi auguro che non sia il vostro caso, ma diciamo la storia insegna che se una grande squadra vuole rimanere tale deve poi spendere assolutamente, molto assolutamente. Per mantenere una continuità, magari con alti e bassi, però... Vediamo adesso un altro filmato che riguarda un'altra partita molto importante che voi avete fatto contro la Juventus. Qui avete perso, con onore. Sì, sì. Ma è stata una partita che probabilmente ci ha fatto verificare. È stata la prima partita importante contro una grande squadra. È una scena molto curiosa, per cui Buffon qui... Che è un portiere nazionale, ha avuto anche lui. Vede che qualche volta sbagliano anche loro. E questo numero 11... Ha fatto col Marazzina. È come una mangusta e è arrivata... Ha fatto due gol. A fare. Questo invece è un bel gol. Questo è un bel gol. Sì, è un bel gol, due colpi di tacco. E questo è lo schieramento offensivo per cui arrivano in avanti. Esatto, questo è stato un gol, il gol del Chievo praticamente. Poi abbiamo invece, qui vediamo il replay, e quindi un bel gol. Invece vediamo un'altra azione che è stata poi all'origine di tante discussioni. Prima c'è questo gol, bellissimo gol Tacchinardi, di Tacchinardi, ma poi c'è il gol che è valso il calcio di rigore alla Juventus, che è stato poi molto discusso e che poi è quello che ha determinato la vittoria. Ecco, vediamo qui l'azione 2-2. Che si è svolta. Qui c'è... Il gol di Tudor, che è specialista in colpi di testa, è un grande giocatore, questo è il calcio di rigore, che non c'era, voi abbiamo visto che non c'era... C'è un palo. C'è il palo, c'è un'azione di fuori gioco. Questo calciatore come si chiama? Moro. Moro, ha fermato la palla di petto, mezza e mezza. L'arbitro dice no... l'ha toccata anche con il braccio. L'ho ripetuto già all'andata quando mi è stata questa partita qua. La Juve ha meritato di vincere questa partita qua perché ha avuto diverse situazioni da gol, quindi diciamo che l'ha vinta su un calcio di rigore che non c'era, però meritatamente, questo bisogna dirlo, insomma, poi nel computo finale. Vabbè, insomma, comunque diciamo qui, si poteva anche pareggiare. Si poteva anche pareggiare. Si poteva anche pareggiare. Ecco, in questo caso il gol. La vittoria viene sotto. Sì, per aver lottato è già una cosa importante per il Chievo, poi sabato non anticipo questo.
Ed ecco questo bellissimo gesto di Lippi che dice: ma finalmente ce ne siamo tolte dalle scatole questa squadra. Questa zanzara, diciamo. Avete dato del filo da torcere. Sì. E ancora ne darete, perché certamente il campionato ricomincia, avete già un po' di ambizioni. È chiaro che un campionato del genere ha dato modo ai giocatori di mettersi in mostra, sono molte richieste, probabilmente andrà via qualcuno. Ecco, quindi diciamo il ruolo di queste squadre è poi di creare dei campioni, esatto, comunque dei giocatori. Di dare una possibilità. Di dare una possibilità, e poi se ne vanno via. Esatto, perché è normale, perché noi abbiamo questo compito. D'altronde le società piccole devono fare questo. Questo però porta un po' di denaro nelle casse della squadra. Sì, da investire un po'. E per investire, quindi il vostro destino è quello di allivare dei campioni e poi fare i donatori di sangue. È quello di cercare un po' di creare qualcosa, di dare il giusto merito a dei giocatori che magari hanno delle qualità e fino adesso non sono espressi. E gli allenatori, anche lei si è messo molto in vista con questa squadra. Sì, no, ma ha avuto richieste anche da parte di da altre squadre, sì, Parma, però diciamo che probabilmente il Chievo è il mio ambiente, intendo restare in quella trattoria che diceva lei prima. Ecco, la trattoria dove il cibo è buono, esatto, è sano, esatto, e si sta bene. Esatto. Grazie, molti auguri. Grazie, grazie a lei. Da cosa è provocato il prurito? Il prurito, a volte tanto persistente da non riuscire a smettere di grattarsi, spesso non ha alcuna causa evidente, non è associato ad alcuna malattia. Sulla superficie della nostra pelle esistono in realtà migliaia di piccoli interruttori. Sono i cosiddetti recettori sensoriali, il cui compito è quello di inviare messaggi al cervello. Costituiscono in realtà la parte più numerosa del nostro sistema nervoso e servono a trasmettere le informazioni ricevute, come ad esempio il dolore. I recettori sono talmente sensibili che quando ricevono dall'esterno segnali lievi, cioè si trovano con poco lavoro, mandano al cervello un impulso talmente debole da essere interpretato come un semplice prurito. La stimolazione può essere inoltre di tipo meccanico, come ad esempio un insetto che passeggia sulla cute. In questo caso il grattarsi permette di liberarsi dell'ospite sgradito, oppure di tipo chimico, nel caso in cui l'insetto riesca a iniettare il veleno. In casi più gravi, il prurito può essere dovuto a varie forme di dermatite, cioè una reazione di una più vasta superficie della nostra epidermide. Che facoltà scegliere? Che deve iscriversi all'università, si trova davanti a tante porte e spesso ha dei dubbi, perché ogni porta conduce a strade diverse, quindi è un momento importante al quale non si giunge solitamente ben preparati. A noi di Superquark è parso utile dare ai giovani che debbono fare questa scelta o che dovranno farla in un prossimo futuro qualche indicazione che esce dalle indagini statistiche per le facoltà di tipo scientifico. Come si presenta il mercato del lavoro per chi si laurea oggi in materie scientifiche? In un mondo sempre più dominato dai processi tecnologici e scientifici, qual è lo spazio per dei giovani laureati? Bene, Giovanni Carrada e Cristina Scardovi hanno riunito in questo breve servizio una sintesi dei dati oggi disponibili. Vediamo. Fino a ieri, immaginare il futuro era pensare a come sarebbero vissuti un giorno i propri figli. Oggi vuol dire come vivremo noi già l'anno prossimo. Forse anche per questo, dopo il successo nei programmi televisivi, nelle riviste, nei libri e nelle mostre, la scienza e la tecnologia sono tornate di moda, per così dire, anche tra gli studenti. Dopo essere diminuiti di quasi un terzo tra il 1994 e il 2000, i ragazzi e le ragazze che decidono di studiare una materia scientifica all'università sono infatti tornati ad aumentare. Come sempre accade a chi sa cogliere le nuove tendenze prima degli altri, questi giovani hanno probabilmente puntato sul cavallo giusto. Secondo l'Istat, infatti, a un anno dalla laurea, ben l'87,5% dei laureati nel 2000 in matematica, fisica, chimica, informatica e scienze dei materiali ha trovato un lavoro o si sta specializzando. Solo agli ingegneri è andata meglio. Che cosa fanno i giovani scienziati italiani? Sempre di più sono quelli che lavorano nelle imprese.
I più ricercati sono gli informatici e i chimici, che spesso iniziano a lavorare già prima della laurea. I laureati in scienze dei materiali, un settore strategico e sempre a caccia di giovani talenti, sono ancora così pochi che vanno letteralmente a ruba. I matematici sono richiesti nell'industria informatica. I fisici vengono assunti nelle industrie ad alta tecnologia, ma la loro capacità di analizzare fenomeni molto complessi fa sì che li si trovi ormai anche ai vertici delle aziende o nella finanza. Meno bene se la cavano geologi e biologi, poco sopra il 70%, ma lo sviluppo delle biotecnologie e della protezione ambientale fa ben sperare anche per loro. Nei prossimi anni, inoltre, un'ondata di pensionamenti tra i ricercatori italiani, la cui età media è sui 50 anni, aprirà le porte a una nuova generazione di giovani scienziati. Ma l'orizzonte di chi si laurea in una materia scientifica è in realtà quello mondiale. E già negli studi, che sempre più spesso i laureati proseguono all'estero. La scienza è infatti la stessa in tutto il mondo e una buona laurea può aprire la strada verso alcune delle migliori carriere internazionali. Gli Stati Uniti, come altri paesi avanzati, importano ormai giovani scienziati da tutto il mondo. La ragione è molto semplice. Perché un'economia moderna possa crescere e funzionare, servono ricercatori che producono innovazioni, tecnici in grado di utilizzarle e docenti in grado di formare gli scienziati e i tecnici di domani. Io credo che la creatività italiana è eccellente. Da quando sono ritornata dagli Stati Uniti mi sono resa conto che abbiamo ragazzi di eccezionale valore, ma purtroppo il sistema italiano non tiene conto del merito, ma dell'appartenenza a gruppi che non sempre sono validi. È un riconoscimento al quale ho fatto fronte con difficoltà, perché da persona completamente ignota che lavoravo dalla mattina alla sera sono diventato un personaggio pubblico. Ho pagato caro. L'unico vantaggio che ha creato nelle giovani donne un senso di speranza di non essere più umiliate come sono state per secoli, considerate incapaci di, non di intendere di volere, ma di pareggiare con l'altro sesso. Una formazione scientifica aiuta a capire meglio come sarà il futuro, a volte consente anche di partecipare a costruirlo e fornisce un metodo per scoprire come stanno realmente le cose, basandosi su ragionamenti e verifiche più che su opinioni e mode culturali. Tutte competenze preziose in qualsiasi settore. Chi poi farà il ricercatore scoprirà un lavoro che, come tutte le attività creative, è impegnativo, spesso faticoso, ma anche molto gratificante. Uno dei pochissimi che permettono di conservare la libertà di seguire le proprie curiosità e per tutta la vita. Scienza e arte hanno spesso avuto dei punti di incrocio, ma quello che vi proponiamo ora è davvero molto singolare. L'idea di base è che la musica, vista in chiave matematica, è una sequenza di note articolate nello spazio e nel tempo. Semplificando molto, una canzone è una sequenza di note più o meno basse, più o meno alte, che si susseguono con delle durate diverse, con degli intervalli diversi. Un modello di questo tipo si può applicare allora non soltanto alla musica, ma per esempio anche alla geologia? Beh, infatti la crosta terrestre, le montagne, i canyon sono per così dire una partitura geologica in cui sono scritte tutte le sequenze di eventi che si sono susseguiti, in particolare poi gli strati che si sono sedimentati nell'arco di milioni di anni. È possibile quindi rileggere questa storia geologica in chiave musicale? Beh, è quello che ha fatto un geologo, Alessandro Montanari, tra il serio e il divertito, studiando certe aree dell'Umbria e delle Marche. E la musica che ne è venuta fuori, la sentirete, è molto gradevole. Elisabetta Bernardi è andata a trovarlo nel suo centro internazionale a Col di Gioco. Oh,
Quante musiche sono state ispirate dall'amore e quante hanno celebrato le meraviglie della natura. Ma fin dai tempi di Mozart c'era anche l'abitudine di comporre musica associando le note a delle serie numeriche uscite, per esempio, dal lancio di due dadi. Nessuno però aveva mai pensato di suonare la storia geologica della Terra interpretando le stratificazioni create da oltre 4 miliardi di anni di eventi naturali come se fossero un pentagramma. L'idea della geofonia, così si chiama questa musica, è di Alessandro Montanari, un geologo che ha a lungo lavorato all'Università di Berkeley in California e che oggi è considerato uno dei massimi esperti mondiali degli effetti sul nostro pianeta della caduta di meteoriti. Durante una casuale conversazione con Gabriele Rossetti, un giovane musicista con la passione per i computer, Montanari ha capito che i numeri e i grafici derivati dagli studi sulle stratificazioni rocciose potevano essere trasformati in musica. La superficie terrestre, come si vede in queste immagini, è infatti strutturata in sottili strati di uno o più centimetri che si sono formati nel tempo, al pari dei cerchi di un tronco d'albero, ma con tempi decisamente diversi. Tali strati sono il frutto della lentissima deposizione di vari tipi di materiale. I cambiamenti climatici, i cicli orbitali periodici della Terra intorno al Sole, la caduta di meteoriti hanno determinato la ricorrente proliferazione o scomparsa delle specie e queste ultime, in una scala temporale, presentano quindi un andamento ciclico. Attraverso un particolare programma informatico, Montanari e Rossetti hanno trasformato i numeri in note e, combinando le rilevazioni di diversi aspetti, hanno dato vita a una piccola orchestra virtuale. Uno strumento suona per esempio le note scritte dalle variazioni cicliche delle specie, un altro quelle scritte dall'ossigeno o dal quarzo. Ed ecco il risultato. State ascoltando Across the Boundary. Questo pezzo traduce in musica i risultati dei rilevamenti geologici effettuati in una cava vicino a Gubbio. Stanno suonando rocce vecchie più di 45 milioni di anni. Si può riconoscere un pianoforte, suonato dai cicli originati dai cambiamenti climatici, una marimba eseguita dai cicli di sedimentazione del calcare. Ma cosa sono queste percussioni improvvise? È l'iridio, un minerale extraterrestre portato sulla Terra da un meteorite, e questo squarcio nello strato della roccia testimonia l'effetto dell'impatto. L'improvvisa estinzione della maggior parte delle specie viventi, compresi i dinosauri, ha creato uno strato di sedimentazione molto particolare, di colore più scuro, che segna per i geologi il passaggio tra due ere, la Mesozoica e la Cenozoica. La nuova era è stata caratterizzata dalla proliferazione di alcuni organismi superstiti che in questo pezzo musicale cantano in un coro. Fare musica dalle rocce potrà sembrare bizzarro, ma Alessandro Montanari pensa sia un modo nuovo per avvicinare i giovani alla geologia, e questa è solo l'ultima delle sue numerose iniziative, la più coraggiosa delle quali lo ha portato qualche anno fa a fondare l'Osservatorio Geologico di Col di Gioco. Un vero e proprio campus con tanto di biblioteche, laboratori e aule. Qui ogni anno professori, ricercatori e studenti provenienti da ogni parte del mondo raccolgono ed elaborano informazioni sulla storia della Terra. L'osservatorio è nato dalla lenta acquisizione e ristrutturazione di un piccolo borgo abbandonato e si trova nelle Marche, nelle immediate vicinanze di luoghi di notevole interesse geologico. Uno di questi, che è da tempo oggetto di studio da parte dei geologi dell'osservatorio, è le grotte di Frassassi, dove la lenta e continua azione delle gocce d'acqua ha dato vita a uno spettacolo unico e affascinante. Nelle stalattiti, i ricercatori hanno potuto identificare delle stratificazioni cicliche rappresentative di importanti eventi climatici, e i risultati di questo studio, che traccerà la storia millenaria delle grotte, saranno pubblicati in una guida, corredata naturalmente da un CD musicale. Le grotte di Frassassi suoneranno. I brani musicali, uno lo stiamo ascoltando in anteprima,
saranno infatti raccolti nell'opera Gocce di tempo. Cannella, buonasera. Buonasera. Questa sera parleremo di un seme, ma di un seme molto particolare che arriva da lontano e che per secoli poi ha continuato a gratificare il nostro palato. Ed è... Parleremo di mandorle. Mandorle. Quindi lei ha portato qui alcune cose deliziose. Che si ottengono con le mandorle. Che si ottengono, magari in particolare i famosi dolci al marzapane. Ma cominciamo un po' con la storia. Arriva attraverso la Grecia, poi i Romani e... E nel Mediterraneo questo tipo di cultura si integra benissimo con la vite e l'ulivo. Quindi trova una nicchia climatica adattissima. E le mandorle vengono prodotte, vengono utilizzate per tanti scopi. Lo scopo principale per cui vengono utilizzate all'inizio è per produrre questo marzapane, mandorle tritate finemente con lo zucchero, questo boccone prelibato, che è descritto anche da Boccaccio nel Decamerone. E non si sa chi ha inventato questa cosa straordinaria. È una vecchia tradizione nella quale noi siamo bravi, perché i primi dolci li abbiamo fatti noi italiani, perché poi la mandorla è stata ricoperta di zucchero caramellato, impastata per esempio con dell'albume d'uovo, e così nel 400 nasce il torrone. A un matrimonio famoso, per fare un dolce nuovo, esce il torrone a Cremona. Anche qui non sappiamo quale cuoco ha inventato questa delizia che ancora oggi ci gratifica. Ma con le mandorle si possono fare tante altre cose. Qui vediamo tra l'altro proprio la pasta di mandorle. Quella è la pasta di mandorle, cioè sono delle mandorle tritate finemente che possono essere poi anche diluite con acqua per formare e produrre il latte di mandorle, che è una bevanda rinfrescante di un buon contenuto in nutrienti. Posso dire quello che lei mi ha detto poco fa? Certamente. Che lei è stato svezzato. Sono stato svezzato perché nell'immediato dopoguerra, soffrendo di un'intolleranza a parecchi cibi e non essendo diffusa l'alimentazione per i bambini come oggi, quell'alimento mi ha salvato e io oggi sto bene. È stato allattato col latte di mandorla. Latte di mandorla, e bisogna dire che questo latte, contrariamente al latte che si ottiene da altri semi, il latte di soia o latte da altre, dalle noci, ha una scarsa potere allergizzante. Quindi poche allergie. Quindi è sicuro. Poi dal latte di mandorle si trae anche l'orzata, che è una bevanda. Che è una bevanda dissetante. Le mandorle sono mandorle dolci queste, devono il loro odore caratteristico alla benzaldeide, mentre quelle amare all'amigdalina. Ma è un frutto diverso che produce queste mandorle amare? È un frutto diverso che produce, e soprattutto è il contenuto che è diverso. Questa amigdalina, quando la mandorla viene masticata, libera il contenuto, gli enzimi che scindono l'amigdalina e producono acido cianidrico. Diciamo che il cianuro è uno dei veleni più potenti. Ricordiamo tutti i famosi romanzi di Agatha Christie, dove l'ispettore Poirot, entrando a volte in una stanza, sentiva odore di mandorle amare, cioè di qualcuno che era stato avvelenato. Però per avvelenare un cristiano ne servono 60 di mandorle amare. 60 di mandorle amare. È un evento molto, diciamo, nell'alimentazione. Poco probabile. Non può... Per i vegetariani è un sussidio importante. I vegetariani traggono notevole beneficio da questo seme e da altri semi. Perché? Perché questi semi sono ricchi di proteine. Il contenuto in proteine delle mandorle è superiore al 20%, quasi come la carne di bovino. E poi ha un contenuto in grasso particolarmente favorevole al nostro organismo, perché i grassi saturi sono pochi, sono prevalenti i grassi monoinsaturi, tipo l'acido oleico, e c'è un buon contenuto di polinsaturi, che sono quei grassi che noi dobbiamo prendere dall'alimentazione perché non ci costruiamo da noi. Quindi anche per le malattie cardiovascolari? Servono per produrre delle molecole quali le prostaglandine, i trombossani, che servono a tenerci... Però non bisogna mangiarne troppe perché sono molto nutrienti. Sono molto nutrienti, però le mandorle sono i semi che si addicono meglio al nostro tipo di alimentazione. E non solo per la composizione in nutrienti energetici, hanno anche dei micronutrienti, vitamine e sali minerali, in particolare magnesio e potassio. Quindi sono nutrienti, fanno bene, sono anche buone. Quindi bisogna... Che vogliamo di più? Rivalutarle. Grazie, professore.
La dieta dissociata aiuta a dimagrire? Pur essendo spesso ancora pubblicizzata in alcune riviste, la dieta dissociata, che si basa sul principio di mangiare a pranzo i cibi a base di carboidrati, pane, pasta, verdure, e a cena quelli a base di proteine, carne, pesce, uova, non ha alcun fondamento scientifico. Infatti,